Eccoci qua ragazzi, bentornati su Bloodborne, dunque gioco offline. Siamo qui per il nostro episodio 18.5, dobbiamo fare i nostri finali alternativi, quindi carica partita. Come vedete qua c'è Donald Trump, il nostro cacciatore che ci ha accompagnato per tutta la nostra rana, e poi abbiamo gli altri personaggi che feci quando lo giocai tempo fa. Betty Juni, dedicato all'amica Elisabetta, appunto Gesù di Cagliari, dedicato alla mitica amica Lady Bellatrix qua su YouTube, appunto Anna su Facebook, e poi qui per primo personaggio che feci con portiere 207 Sion True Silver, e con questo personaggio che ci addentreremo a fare i nostri finali secondari. Dunque, rigiocheremo entrambi, prima quello sfidando German e poi quello ingerendo i tre cordoni ombelicali. Ecco qua, come vedete, con questo personaggio abbiamo il fucile di Ludwig, la lama sacra di Ludwig, la Rosmarinus come arma, questo bricco che spara danni arcani e la mannaia del cacciatore. Come l'avete visto, usavo l'ascia del cacciatore anche con lui, come avete visto la sua run nella saga dei calici. Quindi, che dire. Dunque, siamo pronti, andiamo a sfidare German. Speriamo che vada tutto bene, soprattutto. Perché è un avversario ostico anche a questo livello, Buon cacciatore, hai agito bene. La notte volge al termine. Ora avrò pietà di te. Morirai, scorderai il sonno e ti sveglierai sotto il sole del mattino. Verrai liberato da questo orrendo sogno di cacciatore. Allora, qua dobbiamo fare rifiuta. Oh, ma dimmi cos'è stato? La caccia, il sangue o l'orrore del sogno? Faccia un po' lei, signor German tedesco. Che le Oh, devo dire? non importa. Aiutante dei cacciatori, rimettere tutto in ordine dopo questi eventi. Dunque, Stanotte, Garman si unisce alla caccia. e non è affatto rassicurante come cosa, che German si unisca alla caccia. Aia, 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 aia. Allora, non mi ricordo più i tempi di German e c'è un male. In questo ambito è più facile da parryare, se mi ricordo bene. Ora cambierà step, German, diventerà più pericoloso. Quando fa questo attacco è un'immensa esplosione, ragazzi, allontanatevi da lui. Ed ora è abbastanza infuriato, come vedete. Aia, aia, aia. Vieni, German.
Dai, dai. Dai. Mannaggia il Perry mangiato. Attenzione che cerca di farmi un riposta quando fa quella mossa. È indubbiamente, ragazzi, un avversario molto pericoloso, German. Aia. L'ultimo colpo sarà il più duro da dargli. La notte, il sogno, sono stati. Ed ecco qua, ragazzi, German ci saluta. Stemma del vecchio cacciatore che in NG1 vi permetterà di comprare la sua arma, la falce. E così la caccia ricomincia. Comunque, ragazzi, eccoci di nuovo insieme. Siamo tornati per risfidare German e fare l'altro finale. Quindi, becchiamoci al grande albero sempre. Come vedete, ho indossato questa volta l'armatura di Kane Hurst. Così ve la faccio vedere anche se ve l'avevo già fatta vedere durante la saga dei calici, perché poiché questo era il personaggio che abbiamo usato durante la saga dei calici. Ora, davanti all'albero di che davanti all'ingresso della boss fight, voi vedete che ce li ho anche con lui i terzi condoni, usatene tre per attivare il nostro finale segreto. Ecco qua, ne abbiamo usato tre, come vedete, ci garantiscono anche dei punti intuizione e siamo pronti ad andare. Dunque, non cambierà nulla, quindi io faccio partire la battaglia e poi magari ci vediamo appena la boss fight finisce. Cacciatore, hai agito bene. La notte volge al termine. Ora avrò pietà di te. Ma anche morirai. No. Scorderai il sogno e ti sveglierai sotto il sole del mattino. Verrai liberato da questo orrendo sogno di cacciatore. Ah sì? Rifiuta. Oh, ma dimmi cos'è stato? La caccia, il sangue o l'orrore del sogno? Oh, non importa. Tocca sempre all'aiutante dei cacciatori rimettere tutto in ordine dopo questi eventi.
Stanotte Garman si unisce alla caccia. Questo l'ho sentito, eh. Ok ragazzi, battete German e partirà il filmato. Allora ragazzi, l'assunzione dei tre cordoni ombelicali ha imposto il fatto che la creatura, questo grande essere credo si possa definire, aia, fortuna che ma questa mossa vi leva tutta la salute, quindi o potete corrergli contro e colpirlo per recuperarla tramite la meccanica interna del gioco del recupero vita, oppure curarvi come ho fatto io. Ai. Un colpo ragazzi, un colpo, ci serve un colpo. Sì. Ciao. Ecco qui, incubo ucciso ragazzi. E anche qua guardate quanti degli echi del sangue vi dà. E ora possiamo goderci l'altro finale. Hai freddo? Oh, buon cacciatore.
E finiscono qua, ragazzi, i nostri finali alternativi di Bloodborne, i due trofei alternativi che vi ho mostrato come fare. Dunque, quello che volevo dire, nel primo finale a quanto pare sembra che l'essenza della luna, questo grande essere potremmo chiamarlo, ci prende, ci tira a sé e ci trasforma nel nuovo German, no? E la caccia riprende e noi dovremo essere i nuovi boia che alla fine uccideranno il cacciatore. Quindi prendiamo il posto di German, no? Diventiamo infermi sulla sedia a rotelle, paraplegici come si potrebbe dire, sulla sedia a rotelle, e veniamo trasformati nel nuovo German. D'altro canto, con il secondo finale, come vedete, la caccia non ricomincia. L'essenza della luna, questo grande essere, se possiamo chiamarlo grande essere, ci rifiuta, ci scaglia via, perché senti i terzi cordoni ombelicali, quelli che dovrebbero generare il figlio del sangue dentro di noi, e quindi dobbiamo combatterlo e ucciderlo. Uccidendo la presenza della luna succede qualcosa di imprevisto, diventiamo un mollusco, un neonato grande essere, che, da quello che avete visto, l'automa ci riconosce, ci prende e ci coccola. Quindi che possano essere delle basi per un Bloodborne 2, so che mio amico Nuvola Nero l'aspetta tantissimo, io non lo voglio un Bloodborne 2, mi è bastato questo, non voglio mai un nuovo gioco della From Software, perché so che c'è da impazzirci, poi un gioco della From Software tu lo impari e bene o male ci vai sopra e impari a gestirtelo, però diciamo che io non voglio impazzirci. Dunque, questo era tutto per Bloodborne. Vi ricordo sempre la mia run delle quest che vi lascio qui a video e anche in descrizione, e la playlist dei calici, se volete andare a farvi calici con il personaggio che ho usato in questo episodio. Ho fatto i calici, compreso il trofeo della regina di Yharnam, quindi, e Bloodborne, appunto il platino, che si chiama Bloodborne, il platino di Bloodborne. Quindi, che dire, se vi è piaciuto, ragazzi, io vi chiedo like, oppure vi chiedo la solita iscrizione, seguite il canale, poiché vi... Adesso finiamo God of War e poi per un po' non vi porto nulla, devo aspettare da Grady Grapreis per finire Detroit Become Human, che sono molto curioso, a meno che non mi metto a finirlo io, e poi rigiocherò le parti insieme a lui che non abbiamo visto. Che altro dire? Io spero vi sia piaciuta questa serie di Bloodborne, spero vi siate entusiasmati come me. Per me è sempre un'emozione giocare a Bloodborne, è stato un Souls che ho sempre fatto tutto da solo e sono abbastanza fiero di questa cosa, sebbene in molti dicono che è più facile di Dark Souls. In effetti sì, secondo me è un po' più difficile Dark Souls 3, ma più facile sicuramente dell'1, anche della Remastered dell'1, e sicuramente più facile del 2 per me, la bestia nera, Dark Souls 2, Scourge of the First Sin. Non so i vostri pareri, fatemeli sapere qua sotto. C'è chi trova Dark Souls 2 più facile, c'è chi addirittura dice che non è un Souls, ne ho lette molti in questo tempo, no, a riguardo. Quindi, che dire, ora rimane per il canale ufficialmente solo God of War da finire, lo finiremo nei prossimi giorni, e poi, a meno che non finirò a breve Detroit, avrò uno stop sul canale, perché non riuscirò a mettervi molto ultimamente, magari un po' più live, farò un po' più live, ci sarà la rubrica delle recensioni, la rubrica delle recensioni, i giochi che non mi sono piaciuti, nelle recensioni ci finirà sicuramente Bloodborne, God of War, Horizon, le recensioni Dark Souls, Dark Souls, Darksiders 3 e Spider-Man, per me è stata una recensione, c'è stato un gioco che non mi è piaciuto molto, Spider-Man. Vedo un attimo cosa metterci, ragazzi, vediamo un po' il da farsi. Dunque, vi ringrazio di tutto, grazie di essere stati con me, ciao ciao, e ci vediamo qui sul canale. Continuate a rimanere con me, perché appena posso vi porto qualcosa di nuovo. Ah, è vero, devo anche portarvi Assassin's Creed Origins appena potrò. Alla prossima, ciao ciao signori, grazie di essere stati con me.